Questa sera vedo per l'ennesima volta che il candidato sindaco è assente. E ora io non voglio più usare i toni garbati che normalmente usavo, cioè userò sempre un tono garbato, però non posso questa volta non sottolineare in maniera un po' più articolata, ma una sottolineatura con le matite in blu, come quando una professoressa corregge i compiti, non usa più il rosso. Sono rimasto molto una volta si usava la matita blu quando l'errore era particolarmente grave. E sentire poi dire pubblicamente, quindi da un lato giustificarsi, non vengo perché sono ho altri intenti, e poi salire sul palco pubblicamente dire io non accetto il confronto perché per me è più utile confrontarmi nel chiuso delle case. Questo, allora, a questo punto è una mancanza di rispetto verso tutti noi distintamente, a prescindere da parti, da ideologie, a prescindere da appartenenze politiche. Chiudo la parentesi perché non voglio sembrare polemico, chiedo scusa anche ad Antonio Liguori se mi ha dato anche la possibilità di uscire un po' fuori dalle righe, e non potevo più tacere. Detto questo, ritorno un po' alla domanda. Questi problemi, allora, mi fa piacere che sia nato un consiglio di quartiere. Questo la dice lunga sull'attenzione che la gente ha sul proprio territorio, laddove opera, laddove abita, laddove, diciamo, si svolge la sua vita. E allora sono questi dei problemi che voi avete posto alla nostra attenzione, e sono dei problemi reali. Inutile starci qui a girare, e a cui bisogna dare sicuramente delle risposte. E io da quando sono stato assessore ai lavori pubblici, nella passata amministrazione, ci si scontrò con il discorso di via Bianchini, dove nelle vicinanze anche di una chiesetta c'erano dei problemi di allagamento, che cercai di tamponare pulendo le cosiddette caditoie che vicino erano. Poi c'è il discorso della sicurezza stradale, perché quella purtroppo è una strada che invita purtroppo chi non è prudente, chi non capisce la pericolosità di una strada, invita molte persone ad accelerare, insomma a usare una velocità impropria. Quindi bisognerà sicuramente candidato come garante che quello che io dico farò. Nello stesso tempo però dico che addirittura nella collaborazione che da questa sera io inizio e continuerò con i cittadini del Rione Italia, io di comizi rionali qui ne ho fatti nei giorni scorsi, e in qualche modo c'è stata veramente quella dinamica di confronto e di incontro tra persone tanto auspicata e auspicabile, certamente addirittura ho qualche idea che va anche ben oltre, va anche a raccontare, ad immaginare, ovviamente trovando i finanziamenti, perché quando io sento che oggi a Lecce si parla, no, di una ripresa della città, dell'immagine della città e di questi fondi CIPE, è chiaro che poi i comuni devono continuare a ragionare sulla loro capacità di attrarre investimenti e di spenderli nella maniera corretta, perché se no le grandi cose si fanno a chiacchiere, perché le grandi cose si fanno con i finanziamenti giusti, spesi in maniera oculata, senza spreco. Quindi io vorrei veramente che ci fosse il suo contributo, perché ripeto, io non direi altro questa sera, perché io non posso non dire che è giustissimo che ci sia controllo e sicurezza. Se il presidio dei vigili urbani nel Rione Italia è l'ipotesi di risoluzione, ben venga. Sia ben chiaro però che, come accade nelle frazioni, ci sia veramente un servizio di tutto il corpo dei vigili urbani, perché l'altra, il vicolo cieco, l'imbuto in cui spesso ci si mette è che a Collemeto c'è il vigile urbano collemetese, a Noa magari quello di Noa, il che significa che io non posso dar fastidio a quelli di Noa e quello a quelli di Collemeto, quindi alla fine è un'altra specie di bufala che in realtà si realizza, e quindi non di controllo del territorio efficace. Quindi ripeto,
questo discorso, o io ho già visto tratti della realizzazione, ecco perché per la Fogna Bianca, quindi non solo sono stati appaltati, si stanno eseguendo dei lavori, ecco perché è più attrezzata Roberta Forte a dire con precisione come stanno le cose. Sì, uno viene, certo. Non è che non c'è un percorso precedente, siccome tutti noi abbiamo un vissuto alle nostre spalle. Cioè, mi accomunare, io non ho. Però io so di una tua, candidatura a una cosa amministrativa. Allora, comunque, non mi accomunare. Allora, abbiamo alcuni alcuni hanno un percorso precedente e le cose poi non piovono a caso, non è che si può dire c'è in atto i lavori di Fogna Bianca nel Regione Italia che risolverebbero il problema dell'allagamento, qualcuno li ha progettati, finanziati e se adesso ci stanno è perché qualcuno ci ha pensato, quindi arrivare oggi con i lavori finanziati per realizzare la manutenzione della fognatura bianca e quindi impedire, evitare che i costanti allagamenti di cui il Rione Italia è vittima costante, non solo in via Brindisi ma continua a esserci il problema dalle parti di via Bianchini e anche prima, perché io sono di persone che hanno dovuto creare un sistema di gradini per evitare che l'acqua entri nelle loro case, quindi il problema è serio e non è limitato, ma con questo sistema, cioè, l'amministrazione precedente non è stata disattenta a questo, e il fatto che oggi effettivamente finalmente si stiano per realizzare quei lavori è proprio in virtù di quell'attenzione che la precedente amministrazione ha in questo movimento. Che è proprio il fatto di non avere un percorso politico, di non avere consiglieri uscenti, di non avere amministratori o assessori uscenti, questo mi permette di poter dire che il mio movimento nasce proprio dal desiderio di creare un'alternativa sia alla destra che alla sinistra che ha gestito la nostra città fino adesso. E ovviamente non mi posso permettere di commentare un'attività degli amministratori proprio per questo motivo, perché non ho né i dati ovviamente, le notizie per poterlo fare, so che comunque penso da cittadina che chiunque vada ad amministrare lo faccia sempre perseguendo quello che è l'obiettivo, cioè il bene della collettività, poi ci può riuscire meglio o peggio, ma quello dovrebbe essere l'obiettivo di tutti. Quello che mi devo sottolineare e che è alla base appunto della nascita di questo nuovo movimento è che a mio avviso e ad avviso dei candidati della mia lista, quello che deve cambiare soprattutto è la mente delle persone, cioè il modo di comportarsi, il comportamento. Quando noi parliamo di ristrutturazione, quando noi parliamo eccetera, noi non consideriamo però che a Gratina le opere si fanno, ma che i vandali, tra virgolette, dopo mezz'ora queste opere le distruggono. Noi dimentichiamo che il parcheggio selvaggio ha senso sì eliminarlo, ma solo se prima noi consapevolmente nella nostra mente eliminiamo la prepotenza dei comportamenti, perché se io parcheggio un attimo per prendere le sigarette e mi si mette una macchina in doppia fila, io sto con mio figlio in macchina e se mi permetto di suonare per sollecitare, di spostare la macchina, mi si risponde con toni, io ho avuto paura, non qui, questo ne parlo nel centro, perché per me non è un problema del Rione Italia, è un problema di tutta Galatina, io non faccio distinzioni tra Rione Italia e Galatina, perché la sporcizia che c'è magari qua è quella sotto casa mia è ancora peggiore, quindi non vedo la differenza, quindi mi piacerebbe fare un discorso proprio globale. E allora rischiare di essere schiaffeggiata solo perché mi sono permessa di sollecitare, di spostare una macchina in doppio senso, per me vanno cambiate le teste innanzitutto, ecco perché a mio avviso si dovrebbe collaborare tutti quanti per un progetto che è veramente comune. La sicurezza è sicuramente illuminazione. Io l'altra sera ho avuto un comizio qua in Piazzetta Fedele, a parte la desolazione di vedere quella villetta con quei giochi e delle, non vorrei dire, ma mi erano sembrate addirittura siringhe, e in mancanza, in assenza di illuminazione, senza un giochino che potesse funzionare. E non è Piazzetta Fedele, perché se ci facciamo un giro di tutte le piazze di Galatina la situazione credo non cambi, specie in alcune ore del giorno. So che le telecamere sono a nostra disposizione, sono a disposizione della comunità, però attualmente queste telecamere ancora non sono state installate. So però che quando poi si attivano i privati i risultati si ottengono, perché le telecamere del Teatro Tartaro hanno consentito per esempio la notte di Natale a individuare delle persone che avevano commesso atti di vandalismo.
Ecco, quindi secondo me è un discorso che va fatto a 360 gradi. E mi permetto di dire che io qui sono particolarmente su